Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi si va a comprare il frigorifero, quindi le decisioni toccano a me. Allora, come ha detto Moira, andiamo a ritirare il frigorifero. Abbiamo avuto diversi problemi con col frigorifero perché abbiamo contattato una decina di fornitori. Tutti quanti dicevano disponibile, ma poi fondamentalmente quando lo vai a ordinare non c'è. Anzi, un consiglio che vi do: quando parliamo di articoli abbastanza costosi, non pagate mai in anticipo, ragazzi, non pagate mai in anticipo, e anche quando chiamate e vi dicono sì, è disponibile, desistete. Piuttosto fate il contrassegno o ritiro a mano, perché ragazzi, qui c'è gente che ci ha detto sì, è disponibile e poi non ce l'avevano. Il frigo dovevamo già averlo ritirato 10 giorni fa, ma purtroppo per colpa di questi personaggi che poco seri, venditori di fumo li chiamiamo noi, gente che ti vende un qualcosa che non hanno. Vabbè, comunque abbiamo conosciuto i ragazzi di Frigolab, un'azienda di Milano, vendono solo frigoriferi, congelatori, quello che riguarda appunto la refrigerazione. Sono dei gran professionisti, siamo capitati per caso sul loro sito, c'era scritto frigo disponibile, li abbiamo chiamati e stiamo andando da loro. Sui frigoriferi portatili vi linko in descrizione una bellissima guida fatta veramente bene da un ragazzo che praticamente gira il mondo con i 4x4 e che negli anni ne ha viste di cotte e di crude. In questa guida ci ha spiegato ogni tipo di modello, quali vanno bene per che cosa, quindi è una guida veramente veramente fatta bene, vi consiglio di leggerla. Mi raccomando, seguite il canale, se non l'avete ancora fatto attivate la campanella, così tutti i nuovi video che noi faremo verrete avvisati. E ora vi facciamo vedere il nostro frigo. Bellissimo ragazzi, bello. Abbiamo aperto il frigo, almeno io sono stracontento. Grande, finalmente. E questo qui è un 98 litri della Indel B, è un'azienda italiana. Praticamente se la giocavano questo modello e il Dometic 100. Eravamo inizialmente propensi per il 75, però poi 75 non ce n'è più. Questo e l'altro erano in offerta, e questo qui addirittura viene sui 1100 euro, era in offerta 900 e ci piaceva di più la rifinitura satinata, grezza. E poi comunque i ragazzi di Frigolab ci hanno detto che praticamente come qualità costruttiva si equivalgono. Quell'altro in più, il Dometic aveva il controllo via smartphone delle temperature, non ce ne frega niente, è un frigorifero, deve solo raffreddare. Quindi alla fine abbiamo optato per questo. 100 litri, qui abbiamo praticamente un ripiano, è veramente enorme come frigo, perché se voi pensate, qui ho una bottiglia da 1,5 litri che praticamente ci sta qui, ma parliamo che a occhio e croce ci vanno 3 e 3, già 6 bottiglie. Qui addirittura, guardate quanto spazio rimane, è veramente grande. Adesso poi eventualmente quando lo installeremo in macchina faremo una piccola recensione, lo riempiremo. Adesso non l'abbiamo ancora acceso perché l'abbiamo appena trasportato, abbiamo dovuto metterlo in obliquo perché sulla Mercedes non ci stava, e
i ragazzi di Frigolab ci hanno detto di tenerlo in piedi almeno 24 ore perché il gas si è spostato. Comunque, questi frigoriferi qua sono un po' particolari perché sono molto ma molto più robusti dei frigo normali da campeggio, possono lavorare in condizioni estreme, hanno un costo decisamente più importante dei frigo normali, però è anche vero che sono praticamente indistruttibili. E che dire, ottimo acquisto. La Moira, mi sembri contenta, no? Sì, decisamente, una cosa utile per tutta la famiglia. Cosa utile per tutta la famiglia. E ringraziamo ancora i ragazzi di Frigo Lab che ci hanno seguiti, ci hanno supportato e ci hanno consegnato poi al meglio per quanto riguarda quello che noi dobbiamo fare. Questione frigo, lo abbiamo utilizzato per circa 10 giorni, prima di concludere appunto il video volevo testarlo per bene. Ragazzi, tanta roba, veramente veramente tanta roba. L'abbiamo usato sia come freezer, abbiamo voluto testare a meno 18 gradi come freezer, veramente congela di brutto. La cosa veramente impressionante è che ora noi l'abbiamo sempre attaccato a 12 volte, quindi direttamente alla spina dell'accendisigari che è collegata direttamente alla seconda batteria, batteria dei servizi. La cosa veramente incredibile è che sta girando tranquillamente a 12 volt e ragazzi raffredda di brutto. Abbiamo provato a congelare della carne, adesso siamo in giro con l'acqua, l'estate, qualcosa da mangiare, 10 giorni, perfetto. E arriva in temperatura, ma dal momento in cui lo accendete la prima volta, nel giro di un'ora e mezza, massimo due, entra già in temperatura. Noi l'abbiamo impostato a 7 gradi, è molto preciso perché balla tra i 7 e gli 8, quindi anche quello ci sta. È molto silenzioso, ma veramente veramente silenzioso. Una volta che entra in temperatura non si accende quasi mai, forse una volta al giorno, un paio di volte al giorno. Questo vuol dire, sintomo, che l'isolazione, l'isolamento tra virgolette del frigo è fatto veramente bene, trattiene molto 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 bene il freddo. Addirittura oggi abbiamo lavorato sull'impianto idraulico e la macchina era al sole, il frigo abbiamo dovuto tirarlo giù, era al sole purtroppo, eppure ragazzi ha tenuto la roba in fresco senza problemi. Quindi siamo stracontenti, lo consiglio veramente a tutti. Per qualsiasi informazione io in descrizione vi metto il sito di Frigolab, chiamateli perché ragazzi loro vendono solo frigo e freezer, quindi sono i massimi esperti in materia. Se vi dicono, come ho detto all'inizio, che ce l'hanno in casa è perché ce l'hanno in casa, quindi chiamateli perché sono veramente le persone in gamba. Che dire, siamo stracontenti dell'investimento, se non sbaglio ne avevano ancora uno in casa, era anche in offerta. E ci vediamo al prossimo video e grazie mille di seguirci ragazzi. Al prossimo video, ciao!